Siamo con Fulvio Abate e siamo questa sera qui all'Oscar del Libro a Castellamagrotta. Allora, un altro premio, un altro riconoscimento per te, per questo tuo libro dal titolo Lo Stemma. Sì, è un antigattopardo che restituisce il mondo dell'aristocrazia siciliana e segnatamente palermitana. È un romanzo sulla mediocrità, ma è anche una sorta di cinemondo su tutti i miti, i luoghi, miserie e splendore di questo continente letterario che prende nome di Sicilia e Palermo in cima a tutto. Progetti futuri, quindi prossimi libri che stai per scrivere? Un mio libro che è andato molto bene, è un long seller, un libro su Roma, una guida di Roma, una guida d'autore ovviamente, uscito 10 anni fa, Roma vista controvento. Nel frattempo Roma è l'ombra di se stessa e sto raccogliendo nuove voci per un libro che si chiamerà molto probabilmente Roma dopo Roma, che uscirà come Lo Stemma con La nave di Teseo. Qual è il consiglio che dai a un giovane scrittore, uno che vorrebbe scrivere, ecco, dei libri? Libertà assoluta, non esiste un codice. Allora un ragazzo potrebbe dire: ma io non so scrivere, scriverei ieri ho stato al mare. C'è più verità nell'immaginare un libro scritto da un ragazzo che non sa scrivere e quindi si affida alla voce. C'è un modo per scrivere, è un consiglio tecnico. Nei nostri telefonini abbiamo una funzione che permette di dettare e ciò che tu detti diventa subito parola scritta. Ecco, affidatevi a questa applicazione e lasciate andare il vostro flusso, poi correggete. Questo è il consiglio tecnico, ma anche più corretto e vero che mi sento di dare. Castellanagrotte, l'Oscar del Libro, i tuoi libri sono tutti incentrati sul sud, che fine faremo? Io non tutti, una parte, perché altri, cioè, io ho cominciato con una ricerca che è partorito delle formule addirittura sulla stupidità, poi sull'errore, il trionfo dell'apparenza. Ho scritto libri di mare, di vela e anche un paio di romanzi. Qui perché l'invito mi è piaciuto, perché colgo ogni occasione per venire in Puglia. Tornerei a viverci non domani, ieri, però il lavoro mi ha portato a Roma, poi a Milano, adesso vivo stabilmente a Frascati. E le figlie, cioè, ho una figlia che ha seguito le mie orme, ma ha fatto il nascosto da noi. Abbiamo scoperto dopo 4 mesi e mezzo che faccio la giornalista. E l'altra che è il nostro unico nipote e vivono lì a Frascati, per cui non lascerò i caselli romani, ma voglio cercare di vivere più tempo possibile qui, perché io sono questi tufi, io sono questa murgia, io sono questo mare. Il futuro noi lo vediamo tutti bene, ne parliamo male, ma lo vediamo bene. La speranza che ci porta avanti. Ma se non fossimo ottimisti ci saremmo suicidati, invece ci gambamo. Vuol dire che comunque pensiamo che ce la faremo in un modo o nell'altro. Nonostante l'autonomia differenziata? Ma l'autonomia differenziata, comunque vada, è un danno per loro, perché è la mossa disperata di un sistema economico ormai fallito. Il nord è alla frutta. Parlano di locomotiva, ma quella locomotiva è ferma. Brucia semplicemente carburante rubato al resto d'Italia, stando ferma nella stazione. Cioè, tutto il resto d'Europa negli ultimi 20 anni l'area non euro è cresciuta del 38%. Lobby e logge, qual è il ruolo delle lobby e delle logge in Italia oggi? Lobby e logge perché c'era la necessità di raccontare non solo
come è avvenuto nel sistema, il ruolo delle correnti all'interno della magistratura e come le correnti nel corso del tempo, nate con i più nobili propositi e ideali, abbiano poi finito per in qualche modo corrodersi. Lobby e logge perché esiste anche un mondo tra virgolette invisibile, fatto spesso da millantatori, da faccendieri, che in qualche modo cerca di penetrare nella vita delle istituzioni, nella vita in questo caso del Consiglio Superiore della Magistratura, nell'attività legislativa, e perché soprattutto nel 2022 una parte dell'opinione pubblica, una parte della stampa voleva in qualche modo strumentalizzare forse un racconto che stava venendo fuori, quello che era della loggia Ungheria, che però rischiava di essere una presa in giro per i cittadini italiani, e quindi l'obiettivo era invece raccontare in qualche modo come realmente erano andate le cose, e da qui il racconto di lobby, di logge, di cerchi magici, di conservatorie che ahimè in Italia spesso hanno caratterizzato la vita. Basta pensare per tutte alla loggia P2, che però spesso poi hanno finito per diventare una sorta di alibi per vedere magari le logge dove le logge non c'erano e per non vedere le logge dove le logge c'erano. In mezzo il ruolo di coloro i quali fanno queste dichiarazioni alla magistratura, parlo dei collaboratori, il cui ruolo è stato sicuramente fondamentale nello svolgimento dei processi, ma che in altre occasioni ha rischiato in qualche modo di strumentalizzare l'attività di chi indaga. E da questo punto di vista io penso che abbiamo trattato nel libro Lobby e Loggia una vicenda che ahimè è ancora molto attuale, che è quella della strage del 19 luglio di Paolo Borsellino e degli agenti di scorta, nata appunto da dichiarazioni di un collaboratore, Vincenzo Scarantino, poi sconfessate, rispetto alle quali ancora oggi la famiglia chiede di conoscere come realmente siano andate le cose. Un notaio dell'epoca si chiamava notaio Fanelli e questa storia ancora oggi è presente nell'archivio di Stato qui a Bari. Quindi questa fiamma la notte delle Fanove, perché poi tutta la gente chiaramente bruciò tutti gli documenti, gli oggetti che si pensava potessero essere contaminati, e da allora è nata questa manifestazione. Immaginate queste cataste in legno, sono un centinaio sparse tra suolo pubblico e privato in tutta la città, e questa fiamma rappresenta il calore, la speranza, la devozione di questa terra che è rappresentata dalla notte delle Fanole e che sarà magari anche una baciur con la quale vi ricorderete della serata che abbiamo trascorso qui stasera. Grazie. Grazie sindaco, davvero. Grazie. Insomma, che tutti conosciamo il RAI, direttore, a parte i complimenti per Umbria Libri, tantissime iniziative meravigliose che lei porta avanti. Questo libro, in fin dei conti, 2023, un libro che le ha dato tante soddisfazioni. Sì, perché io scrivo letteratura e teatro. Teatro me lo metto in scena da solo, nel senso che io 2 anni fa ero convinto di morire. E per una serie di questioni, insomma, che mischiavano un po' questioni di salute, una storia legata a mio padre e a mio figlio, vabbè, insomma, è troppo lungo da spiegare. Comunque, in tutti gli anni precedenti avevo lavorato per mettere in sicurezza la famiglia, no? 3 figli, 3 case, un po' di soldi per figli, insomma, avevo messo tutto quanto a posto, esatto. Quindi se me dovessi andare non lascio nessuno in difficoltà. E questa cosa per la fine non è successa. Mi era successo prima che scrivessi il libro prima di questo, si chiama Questo solo ti posso dare, che era dedicato ai miei 3 figli, e Questo solo ti posso dare era fondamentalmente la risposta alla domanda che cosa resta di ciascuno di noi quando ce ne andiamo, quando lasciamo questa terra. E per quanto mi riguarda era tutto uno sforzo per raccontare ai miei figli l'amore per il meridione. Per il mio meridione sono tarantino, io Castellana Grotte ci sono venuto 5 volte in gita scolastica, più varie altre cose. Io appena posso torno in Puglia e voglio tornare a vivere in Puglia. Professore, abbiamo perso le buone abitudini che insomma il Covid ci ha lasciato qualche cosa di positivo, no? Cioè i saluti non più con la stretta di mano, lo stampo nel gomito, eccetera. Queste buone maniere le abbiamo frettolosamente dimenticate. Lei ritiene che qualcosa debba essere conservata per mille motivi, non solo per il Covid, dove lei ha sottolineato oggi come oggi, insomma,
È più o meno un raffreddore. Allora, io personalmente devo dire che quando vedevo il nostro Presidente del Consiglio che salutava come un pinguino, sono sempre rimasto molto perplesso di questi atteggiamenti che erano più di facciata che non di sostanza. Cioè, io vivo in mezzo ai microbi tutti i giorni perché dirigo un reparto con 60 posti letto con le più grandi problematiche, eppure la mano l'ho sempre data, non ho mai... basta lavarsela la mano. Cioè, dov'è il problema dar la mano a un'altra persona? Io vado a messa la domenica, c'è ancora qualcuno che dà il segno della pace facendoti ciao ciao. Ecco, voglio dire, torniamo a quello che erano le nostre buone abitudini, imparando alcune cose. Lavarsi le mani, che mi pare che sia più importante lavarsi le mani che non salutarsi come pinguini. Star nutrire nel gomito è una cosa di buon senso, evidentemente. Se hai l'influenza, cioè se hai il raffreddore, se hai l'influenza e non puoi stare a casa, mettiti la mascherina. Ma credo che siano delle cose di buon senso che non possiamo e non dobbiamo imporre per legge. Credo che gli italiani abbiamo capito che gli italiani non amano le imposizioni, per cui in alcuni momenti lo abbiamo dovuto fare perché non avevamo alternativa. Oggi credo che dobbiamo cercare di spiegare l'importanza di tutte queste cose, perché se non glielo spieghiamo alle persone anche in maniera semplice, poi diventa difficile che in qualche modo ci seguano. Ecco, dire alla gente oggi non dare la mano trovo che sia assolutamente sbagliato. Dobbiamo dire dai la mano, lavatela prima e dopo, magari con una soluzione idroalcolica che tieni nella borsetta o che tieni in tasca, e credo che sia giusto tornare alle buone vecchie abitudini, avendo però imparato naturalmente qualche cosa. Ecco. Il territorio, quando io sono del Novecento, era il territorio, l'amministrazione, la provincia. Oggi il territorio ha sfondato lo spazio-tempo e su internet. Pensate al turismo, il turismo senza internet non esiste. Le piattaforme non sono solo quelle delle sedi, sono oggi una comunicazione globale, quindi tutto il mondo è local. Io ho fatto una copertina, un editoriale per dire che usando le vecchie immagini di Virgilio, io ho una formazione umanistica letteraria, mi sono laureato studiando anche le Georgiche di Virgilio, e Virgilio aveva questa bella immagine naturalistica, diceva che il mondo era una ragnatela, no? La natura era una ragnatela, ciò che succede in un punto vibra e produce un effetto in un altro. Io trovo una bellissima metafora per il mondo della globalizzazione comunicativa di oggi, quella che un filosofo che amo molto, si chiama Floridi, chiama infosfera, no? Noi viviamo in una sfera biologica, tra parentesi in Puglia questa sfera biologica, se là c'è l'aria, sono contento perché oltre alla bellezza del sud, stasera ho riscoperto una cosa che si chiama aria, che respiro, insomma, no? L'aria, insomma, no? Che io Milano l'amo, ma l'aria non c'è, invece ho scoperto che qui c'è anche l'aria. Ecco, oltre alla sfera biologica dove noi stiamo, no? C'è anche l'infosfera della comunicazione globale, dei pezzi di segni che vengono prodotti da uomini e macchine, da algoritmi tutti i giorni, migliaia di segni, io sono un ex semiolo, al secondo. Quindi noi viviamo in questo mondo così complicato. Io dicevo che per raccontare l'aumento dei prezzi ho fatto una copertina con la ragnatela del diavolo, con lo stretto di Bab el-Mandeb, dove gli Houthi bombardano le navi mercantili che passano nel Mar Rosso. È diventata famosissima anche per questo suo, come dire, no? Allora, lo chiamano per facilitare tutti l'urlo berbero, in realtà si chiama Zahrota o Zahrita, dipende dove ci si trova nel Maghreb, ed è un inno alla felicità, di buon auspicio, e quindi ci si augura sempre che dopo la Zahrita, visto che stai festeggiando, vada tutto bene e nessuno porti iella, quindi dobbiamo fare per l'Oscar del libro. Come fa? L'applauso di Castellana Grotta. Dedicato, visto che prima c'erano le campane, adesso abbiamo anche la Zahrita, andrà tutto bene. Allora, dicevamo tantissime cose che fai, prima di introdursi dicevamo come molti ospiti riescono a fare tantissime cose e ne fanno ancora altre. Sì. E noi ti conosciamo come inviata, ma tu sei scrittrice, è fatto, però sei qui per il libro L'Araba Fenice, che libro è? Parla di te, parla della tua infanzia, della tua identità, magari per chi non ti conosce, insomma, vuoi raccontarci un po' le tue origini, come sei arrivata, certo, in Italia e come poi sei arrivata
a fare tante cose. Quanto tempo abbiamo? Tra l'altro giovanissima, non gli chiedo l'età, però vi motiva. Allora, fatti pochi giorni fa, sono 35 e una delle poche cose che non abbiamo noi africani è il complesso dell'età. Quindi me li potrete chiedere anche tra 50 anni, tra 60 anni, insomma quando ci ritroveremo per altri libri, speriamo, perché no, l'età me la potete sempre chiedere. Il 20 luglio ho fatto 35 anni e il 20 luglio del 1989 nascevo a Tripoli in Libia da padre berbero e mamma marocchina che hanno deciso di lasciare il Marocco per andare a cercare un terreno fertile dove coltivare la loro vita, lasciandoci poi successivamente in Marocco perché c'era la guerra del Golfo, la Libia è diventata terreno poco, diciamo, vivibile, tranquillo. E i miei che sono abituati ad affrontare le difficoltà proprio a muso duro sono tornati prima in Marocco e poi sono venuti in Europa con un escamotage, perché l'immigrazione è sempre esistita, anche se qualcuno vuole farci credere che è un problema di oggi, ma è sempre dai tempi, la gente ha cercato futuro in un paese laddove non si ha futuro, perché i miei sono due professori, la mamma di francese e il papà di matematica, e col loro stipendio avrebbero voluto darci una formazione molto magari più bella, non se lo potevano permettere e hanno lasciato l'origine, quindi la famiglia, tutto quello che hanno avuto fino a quel momento per cercare un futuro migliore, e ci sono riusciti perché effettivamente non solo ci hanno regalato attraverso questo loro viaggio una nuova identità a me, a mia sorella, poi successivamente a mio fratello, poi mia mamma è sposata 4 volte, quindi leggendo scoprirete il gossip familiare, non vi spoilerò tutto, ci hanno dato la possibilità di diventare questo melting pot culturale, quindi siamo italiani, siamo berberi, siamo africani, musulmani, donne, insomma un mix che per alcuni può sembrare qualcosa di brutto, io che lo vivo in prima persona trovo che sia il regalo più bello che mi abbiano fatto i miei genitori. Vi ringrazio. Significa che noi oggi abbiamo la consapevolezza di poter dire all'Italia intera che siamo pronti a raccontargli chi siamo, da dove veniamo, da come sono nati quei muretti a secco, da come l'acqua ha scolpito la pietra, se penso a Polignano a Mare, alle Scogliere, o se penso che quel gocciolio delle grotte di Castellana, in 90 milioni di anni una goccia d'acqua ha creato quel patrimonio, se penso a cosa sono le masserie e gli gnostri e tutti quegli angoli che noi possiamo ammirare nella città di Noci, per non parlare di quel meraviglioso sito UNESCO, patrimonio dell'umanità, che sono i Trulli d'Alberobello, che paradossalmente noi abbiamo scoperto il nostro territorio quando gli altri ce lo hanno riconosciuto. Oggi ci sono 4 comunità che si sono messe insieme e che hanno deciso, e noi ne siamo testimoni viventi, in 5 minuti chi doveva essere il comune capofila. Non c'è stato campanilismo, c'è stato soltanto la volontà e la straordinarietà che un lembo di terra è rappresentato in un triangolo, perché è un triangolo perfetto, l'avete visto nel video. Oggi voglio raccontare a tutta l'Italia che noi ci siamo, noi vogliamo raccontarvi chi siamo, da dove veniamo, e saremo felici di trasferire questa cultura, preservarla, valorizzarla e raccontarvela al meglio. Grazie a chiunque ci sosterrà.